Da Roma a Torino, passando per Milano e Londra, in ogni redazione giornalistica c'è una sciarpa bianco-verde. L'Avellino è l'aria che si respira, l'Avellino è il cielo, l'Avellino è la terra, l'Avellino è il cuore che batte a mille, l'Avellino è il sangue che scorre nelle vene, rigorosamente bianco-verde. Per me l'Avellino non è la cosa più importante, ma sicuramente è stato il primo amore. E quindi il primo amore non si scorda mai. Saluti a tutti e forza Lupi. Per me il biancoverde è innanzitutto il colore della sciarpa che ho in redazione alle mie spalle. È un modo per ricordare la mia terra, il simbolo, i suoi colori, ma anche per annusarla e sentire gli odori e il ricordo dei sapori. Biancoverdi poi per me è il doppio Kutuzov nel derby con la Salernitana, indimenticabile. Biancoverde è il mio cuore, nonostante noi all'estero, tra virgolette, veniamo sempre scambiati per napoletani, è il modo per ribadire che siamo di Avellino. Chi mi chiama napoletano riceve, diciamo, in omaggio una sciarpata biancoverde, perché io mi alzo dalla mia scrivania e la mostro con grande orgoglio. Biancoverde è l'essenza della mia vita. Avete visto questa foto? Quella è una foto di un Avellino in Serie A, è il 1982, Avellino Inter. L'Avellino giocava in Serie A allora. Quella è la nostra casa e l'Avellino lì deve tornare. Forza Avellino, domenica prossima è solo una piccola tappa per tornare dove l'Avellino deve stare, in Serie A. Tifare Avellino significa sentirsi sempre a casa, arrabbiarsi, incazzarsi 100, perdonare 101, amare sempre alla ennesima potenza, amare mille, significa sentirsi parte di una nicchia neanche troppo piccola che ti rende titolare di un privilegio assoluto. È una punizione di Dirceu, il primo gol visto allo stadio che è ancora davanti agli occhi. E l'Avellino è una cosa bella, è qualcosa che ti lega alla tua terra, l'orgoglio del piccolo che vince contro il grande. Ed è anche lo sfizio di poter chiamare il proprio gatto come l'eroe della promozione, vero Biancolino? L'Avellino è la notte insonne della trasferta a Pescara per la finale col Gualdo, sono gli occhi chiusi durante i rigori, le parate di Landucci, è una gioia ancora oggi incredibile, indescrivibile e ancora da far accapponare la pelle. L'Avellino è la prima partita di calcio allo stadio con papà. L'Avellino è non riuscire a mangiare per il nervosismo prima dello spareggio col Napoli. L'Avellino è andare a pranzo da amici e farsi proiettare la partita con Latina. L'Avellino è l'orgoglio di essere irpino, è l'unica cosa che tiene ancora unito il nostro popolo. E l'Avellino è anche registrare questo video in ufficio. Forza Lupi sempre! Ma è ad Avellino chi, con i suoi scatti, la racconta da una vita ed emozionatissimo per la sua prima volta in video, continua a farlo tuttora. Avellino per me è tutta la mia vita, è tutto quello che ho. È diventata una professione, è nato per amore, scattando le foto della curva. È diventata una professione, però rimane sempre nel mio cuore, la curva. E i tifosi ci sono sempre stati e ci saranno sempre. Ho scattato innumerevoli foto di tifosi in qualsiasi evento, in qualsiasi momento, forti emozioni. Ho scattato un sacco di promozioni, da quella di Crotone, quella col Foggia, col Napoli, quella a Pescara con Gualdo Latino, e penso che scatterò anche questa ennesima promozione. Noi ci saremo. I tifosi ci saranno sicuramente, saranno la parte più importante e spero che i giocatori facciano la loro parte. Con umiltà, con grinta, con passione dobbiamo vincere questa partita, perché non è la categoria che ci appartiene. Dobbiamo andare via assolutamente da questa categoria. Adesso tocca a voi ragazzi, in bocca al lupo.